Milano, 21 agosto 2023. Maya, una ragazza 4 anni, è morta insieme alla madre Antonella Teramo, 37, dopo un incidente che ha avuto luogo ieri sulla strada statale Ionio Tyrrhenian 682 nella provincia di Reggio Calabria. Madre e figlia si sono trovate a bordo una BMW, si è scontrata con un Alfa Romeo Giulietta. L'autista di Giulietta, Domenico Politi, 39 anni, che ha viaggiato da solo, è nello scontro. L'autista della BMW, Domenico Teramo, fratello di Antonella e compagna di Valentina Crudo. La donna è stata gestita durante la notte e le sue condizioni sono molto gravi. Valentina Crudo ora è ricoverata in ospedale all'ospedale Polistena. La figlia di 3 anni fa, Fatima, è invece nell'ospedale di Messina, anche in gravi condizioni. La famiglia è originaria di San Calogero ma risiede in un comune di Milanese. Maya era la figlia di Giuseppe Campenni e Antonella Teramo. Giuseppe Campenni, insegnante di Nicotera, che era con la sua famiglia in vacanza, vive a Milano. È stato il primo a dare il salvataggio viaggiando con un'altra macchina dietro l'auto dell'auto. La BMW su cui erano attivo sua figlia Maya e sua moglie Antonella Teramo asse. L'incidente che ha avuto luogo a Melicucco nella provincia di Reggio Calabria, Purning della città in seguito al terribile incidente stradale, in cui piccolo Maya e giovane madre Antonella Teramo hanno perso la vita. Come segno vicinanza al nostro concittadino Giuseppe Campenni e a tutti i membri della famiglia, interpretando sensazione di profonde condoglianze dell'intera cittadinanza nicoteriana, l'amministrazione municipale ha deciso proclamare il lutto della città giorno del funerale. Durante giorno le bandiere del comune saranno collocate a metà azionamento. Questo è ciò che il sindaco Nicotera, Giuseppe Marasco, comunica per esprimere sue condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità a Giuseppe Campenni, marito Antonella Teramo e padre dei piccoli Maya.